Una partenza in sicurezza in vista dell'avvio ufficiale dell'anno scolastico in Abruzzo il prossimo 13 settembre. Il direttore generale TUA, Maximilian Di Pasquale, spiega le novità del piano messe in strada. Allora, noi ci stiamo organizzando per una ripartenza in sicurezza, diciamo, a tutti i nostri interlocutori e come ci è stato tra l'altro raccomandato dai tavoli prefettizi. Quindi analogie con l'anno scorso e novità rispetto all'anno scorso. Analogie rispetto all'anno scorso, si sta lavorando di concerto con tutto il sistema, quindi come sistema alludiamo alle prefetture, alle regioni, agli enti e soprattutto alle scuole, su un orario scaglionato ove possibile, in modo tale da garantire una diluizione dell'utenza non su dei picchi, ma su un po' su tutta quanta la giornata. Rispetto all'anno scorso si è modificata la capienza dei mezzi, che sale all'80% e però va a compensare anche l'incremento della didattica in presenza che sale al 100%. 80% per gli autobus extraurbani e suburbani vuol dire portare anche un po' più di 80 persone. Per gli autobus extraurbani vuol dire fermarsi sulle 40 persone. Novità rispetto all'esercizio precedente, rispetto all'anno scolastico precedente, è data da una intensificazione delle attività di controllo che verranno svolte dall'azienda. Controllo non tanto, non solo, ma diciamo non sarà più l'aspetto predominante delle attività di controlleria dei titoli viaggio, che pure riprenderanno. E ci sarà un'attività di controllo impostata chiaramente non in termini polizieschi, ma in termini di supporto e di garanzia per l'utenza, per la verifica delle condizioni previste dalle varie ordinanze e disposizioni normative nazionali. In particolare l'utilizzo della mascherina a bordo dei mezzi e il distanziamento, soprattutto nei luoghi di assembramento, e mi riferisco alle pensiline. A tal fine, oltre all'attività che svolgeremo con personale interno, stiamo anche attivando delle collaborazioni con ditte esterne che avranno la finalità di svolgere, secondo le disposizioni aziendali, i controlli inerenti mascherina e sicurezza delle persone trasportate. Inoltre c'è stata un'implementazione del numero dei mezzi pubblici. Abbiamo attivato 80 autobus aggiuntivi, abbiamo attivato 30 agenti aggiuntivi addetti alle verifiche. Oltre al personale in servizio abbiamo assunto interinali per svolgere i servizi aggiuntivi e quindi siamo pronti per la ripartenza del 13, che speriamo avvenga in maniera efficace ed efficiente. Diciamo che dovrebbe essere il paradigma aziendale, ma speriamo soprattutto che avvenga in piena sicurezza.